Quanto contano le dimensioni in un rapporto sessuale? Tanto, stando a sentire molte donne e alcuni uomini. Poco, se si ascolta chi non è particolarmente dotato e dice sempre «l'importante è saperci fare». Dove sta quindi la verità? A svelare il mistero ci ha pensato la ginecologa Stefania Piloni e, udite udite, secondo lei le dimensioni non sono importanti. Nella maggior parte dei casi, spiega l'esperta, l'orgasmo viene raggiunto dalla donna attraverso la stimolazione clitoridea. E non è tutto. Un pene piccolo è più propenso all'erezione, quindi diminuisce il rischio cilecca, ed è ideale per praticare sesso orale e le posizioni più complicate del Kama Sutra. E, cosa da non dimenticare, non spaventa la donna in caso di rapporto anale. Sarà vero? Difficile dirlo, dovrebbe essere il gentil sesso a dirlo. Di una cosa siamo sicuri. Lui... non è d'accordo.